un po' appunto ricordando che gli esseri umani hanno questa particolarità, come tutti gli altri animali hanno una nicchia ecologica, però come tutti gli altri primati soprattutto hanno anche una nicchia sociale che è molto importante, e poi diciamo hanno una caratteristica peculiare che abbiamo solo noi, abbiamo una nicchia culturale. Ecco, il punto è che queste tre nicchie devono andare d'accordo tra di loro, e se i cambiamenti che ci sono in una di queste nicchie non sono complementari con le altre due, diciamo a livello evolutivo o storico ci sono poi evidentemente dei problemi, no? Un elemento trasversale a queste tre nicchie è evidentemente il cervello e soprattutto la capacità cognitiva. Negli ultimi 10-20 anni ci sono molte discipline che cercano di integrare antropologia e neuroscienza, no? Da un lato, parlando di antropologia evoluzionistica, scienze cognitive, diciamo gli aspetti più biologici di questa integrazione, e dall'altro evidentemente gli aspetti associati alle scienze sociali, l'etnologia o l'antropologia culturale in generale. E per quanto riguarda, diciamo, la preistoria, ci sono almeno tre discipline, diciamo, che stanno dentro questo panorama. Una è la paleoneurologia, che si occupa appunto di neuroanatomia e paleontologia, ovvero la ricostruzione anatomica dell'encefalo nelle specie fossili, soprattutto ormai quasi integralmente uno studio associata all'anatomia digitale computerizzata, quella che si chiama neuroarcheologia, ossia un'integrazione tra neurobiologia e archeologia, cioè si studia la biologia del cervello associata a quei comportamenti che uno è capace di riconoscere nel registro archeologico, e poi appunto l'archeologia cognitiva, diciamo che integra quella che è la psicologia, i metodi della neuropsicologia e l'archeologia, ovvero si studiano quei comportamenti associati al registro archeologico con i metodi della psicologia e con le teorie attuali in neuropsicologia. E tutto questo adesso cerchiamo evidentemente di metterlo in un'ottica di antropologia evolutiva, in particolare appunto parlando di primati. E parlando di primati dobbiamo evidentemente cominciare a parlare delle loro caratteristiche evolutive principali, no? E in questo caso sono soprattutto due quelle che ci interessano oggi, ossia la capacità di visione e le specializzazioni dell'occhio, e la capacità manuale e le specializzazioni della mano. I mammiferi vivono in generale in un mondo fatto di odori e di rumori, invece i primati, soprattutto il nostro mondo, è fatto di forme e di colori, no? Abbiamo investito a livello anatomico, sensoriale e cerebrale nell'occhio e nella visione, e lo stesso possiamo dire per la mano e per la capacità manuale, no? Abbiamo adattamenti anatomici, sensoriali e cerebrali specifici per potenziare queste capacità. E diciamo che in questo tipo di funzioni che vengono chiamate in generale si mettono sotto l'etichetta di integrazione viso-spaziale, sono molto attivi quelli che si chiamano lobi parietali, che sono appunto questi colorati nell'immagine. Il lobulo parietale superiore, questo in rosso, e il lobulo parietale inferiore, questo in verde. Il lobulo parietale superiore, diciamo, sta messo tra due solchi molto grandi. Uno è, diciamo, la parte di corteccia tra i due emisferi, che si chiama precuneo, e l'altro è un solco vero e proprio, si chiama solco intraparietale, che sta appunto tra la parte superiore e quella inferiore, e si occupano di funzioni, sono attivi, diciamo, tutte le volte che dobbiamo coordinare l'attività cerebrale con il corpo e con l'ambiente circostante. In particolare quello che si chiama precuneo, lo vedete là in rosso, si occupa di integrare corpo e visione nello spazio fisico, diciamo, ma anche nello spazio cronologico, nello spazio dei ricordi mnemonico e nello spazio sociale, ovvero è la forma di usare il proprio corpo come unità di misura della realtà, no?
parliamo di immaginazione visuale, parliamo della capacità di proiettare nel passato o nel futuro, e evidentemente questo apre la porta a cose più complesse come l'autocoscienza. Nel caso del solco intraparietale si occupa di una cosa fondamentale, l'integrazione tra occhio e mano, no? Tutto il corpo è interfaccia tra cervello e mondo, ma evidentemente l'occhio e la mano fanno l'attività principale, insomma il mondo entra dentro il nostro corpo soprattutto attraverso l'occhio e noi poi interagiamo con questo mondo soprattutto attraverso le nostre mani, no? Allora, secondo un paradigma tradizionale, che diciamo cognitivo, sempre abbiamo visto la mente come un prodotto del cervello, no? Il cervello fa qualcosa, produce questa cosa che chiamiamo mente, la mente produce una cultura che modifica l'ambiente e poi l'ambiente influisce sul cervello. C'è un feedback, però sostanzialmente la mente è un prodotto del cervello. Negli ultimi 15-20 anni invece abbiamo un'altra proposta che è molto interessante, che è quella appunto sulla cognizione estesa. La mente non è più vista come un prodotto, ma come un processo che nasce nel momento che cervello, corpo e ambiente interagiscono tra di loro. Quando il cervello, il corpo e l'ambiente interagiscono, si crea un flusso di informazione, e questo processo associato al flusso di informazione è quello che chiamiamo processo cognitivo o mente. Evidentemente ambiente è l'ambiente naturale, ma nel caso umano anche la cultura, e soprattutto la cultura materiale e quella che chiamiamo tecnologia. All'inizio soprattutto i filosofi si sono occupati di questo, come Andy Clarke, filosofi associati al contesto cyberpunk delle estensioni tecnologiche, negli ultimi 15 anni anche i biologi hanno cominciato a sperimentare, diciamo, questo tipo di paradigma in laboratorio. A livello di archeologia, la persona che ha introdotto, forse la prima persona che ha introdotto tutto questo nel contesto archeologico, è stato appunto l'Ambrose Malafuris. Allora, quindi, secondo quel paradigma, io lo chiamo cervello centrico, il cervello ha i suoi neuroni, questi neuroni sono un computer che hanno delle capacità cognitive, la mente. E queste capacità cognitive fanno qualcosa, producono qualcosa, che sono gli strumenti, che è la tecnologia. Invece, secondo un'interpretazione, secondo il paradigma della cognizione estesa, il cervello e la tecnologia sono, diciamo, l'unità pensante, che producono appunto queste capacità cognitive. In questo caso la tecnologia non è più vista come un prodotto del cervello o delle capacità cognitive, ma è vista come parte del sistema, del processo che poi genera queste capacità cognitive. E evidentemente, se abbiamo un cervello e abbiamo una tecnologia, abbiamo bisogno di un'interfaccia, e qui viene appunto il compito del corpo, interfaccia dinamica attiva tra il sistema nervoso centrale e quello che possiamo chiamare sistema nervoso periferico, molto periferico, extra neurale, che è la tecnologia. E quindi abbiamo qua concetti che sono relativamente nuovi, come il concetto di embodiment, che appunto ci parla dell'importanza del corpo nel processo cognitivo, e di interfaccia tra cervello e artefatto, che appunto ci ricorda l'importanza dell'ambiente nel processo cognitivo. Da qui l'interesse di studiare l'interazione tra il corpo e l'oggetto, no? Gli strumenti raccolgono informazioni fuori del nostro corpo, attivano processi che altrimenti non si attiverebbero, cambiano le possibilità analitiche e sensoriali del nostro cervello, cioè quello che facciamo, in poche parole, è delegare funzioni cognitive a componenti non organiche e periferiche, componenti che sono extra neurali, sono extra somatiche. Quindi forse abbiamo pensato per tanto tempo che questa era la macchina pensante, e forse dobbiamo incominciare a pensare che invece questa è la macchina pensante, questa è la vera macchina che genera le nostre capacità cognitive, il processo cognitivo. E di fatto, come ha detto bene tanti anni fa Thomas Plummer, la nostra cultura, la cultura umana, non è facilitata dalla tecnologia, ma è dipendente dalla tecnologia.
La nostra cultura non è che ci aiuta a portare, la nostra tecnologia non è che ci aiuta a portare avanti un certo contesto, un certo orizzonte culturale. No, il nostro orizzonte culturale dipende integralmente dalla tecnologia. Se non c'è la tecnologia, non possiamo sviluppare o avere la cultura che caratterizza le nostre società. In un bellissimo articolo di qualche anno fa, a John Shea, va ancora più a fondo e propone che dobbiamo vedere questo utilizzo di strumenti probabilmente come occasionale prima di 1,7 milioni di anni, e poi dopo 1,7 milioni di anni diventa abituale, dopo 300.000 anni diventa obbligato. Obbligato vuol dire che appunto siamo utilizzatori obbligati di strumenti, non siamo più capaci di occupare le nostre nicchie ecologiche, culturali e sociali se non abbiamo i nostri strumenti. E da qua appunto viene l'interesse per quella che è la percezione aptica, ovvero quel senso che ci permette di interagire fisicamente con il mondo circostante, no? La percezione attica, che la possiamo dividere nel tatto, che è ovvero la risposta sensoriale della pelle, quella che si chiama propriocezione, ovvero lo stato spaziale nel corpo trasmesso attraverso la posizione della tensione dei muscoli e dei tendini, e quella che si chiama interocezione, che è precisamente le sensazioni interne del nostro organismo. In questo caso è interessante vedere che possiamo dividere lo spazio in tre campi differenti: lo spazio personale, che è quello del nostro corpo, lo spazio peripersonale, che è quello che sta, diciamo, intorno al nostro corpo, lo possiamo raggiungere con le nostre mani, diciamo, uno spazio con cui possiamo interagire fisicamente, e quello che è lo spazio extrapersonale, ovvero al di là di quello che può raggiungere il nostro corpo in quel momento. E la cosa interessante è che il cervello interpreta differentemente un oggetto se questo oggetto sta nello spazio extrapersonale, se questo oggetto sta nello spazio peripersonale, ovvero sta a portata di mano ma non lo sto toccando, o se effettivamente lo sto toccando e sta facendo parte appunto di una estensione fisica del mio stesso corpo. E adesso menziono 5 punti che secondo me sono sintetici, ma sono molto interessanti per poter sviluppare poi un approccio neurobiologico nel contesto dell'estensione cognitiva. Un dato importante è che appunto abbiamo recentemente scoperto che sempre abbiamo diviso, diciamo, le zone del cervello dedicate alla percezione del corpo, le zone somatosensoriali, e quelle dedicate all'azione, no? Muscolare, le zone motrici del cervello, perché si riconoscono anatomicamente molto bene. Beh, adesso sappiamo che in realtà, anche se si riconoscono bene anatomicamente, però lavorano insieme. Lavorano sempre insieme e lavorano con schemi che sono integrati. Quando si attiva una, si attiva l'altra. Ovvero non ci può essere azione senza che ci sia percezione. E non può esserci percezione se non c'è azione. 2. Pensiamo con le mani e con gli occhi, letteralmente. Cioè, quando prendiamo una decisione e vediamo che si attivano quelle zone, appunto, del corpo che simulano a livello di risposta motoria l'azione che potrà essere in futuro associata a quella risposta, a quella decisione. Quindi, diciamo, quando prendiamo una decisione, simuliamo una risposta fisica del nostro corpo e diciamo, facendo questa simulazione totalmente, evidentemente, subconsciente, non ce ne rendiamo conto, ma il cervello lo simula per decidere appunto se quell'azione è propria o non è appropriata. Da qualche anno conosciamo molto bene la realtà di quelli che chiamiamo neuroni specchio. Alcuni neuroni simulano la risposta motoria quando vediamo qualcuno compiere un'azione. Se io vedo qualcuno che tira una palla con la mano, ci sono dei neuroni che simulano col mio corpo questa azione, evidentemente senza scatenare la mia risposta motoria.
si genera quindi un'esperienza corporale virtuale. È come se il mio corpo si stesse allenando a fare qualcosa mentre vede qualcuno che sta facendo lo stesso tipo di attività fisica. 4. Integrazione tra corpo e oggetto. Sappiamo che quando afferriamo un oggetto, tutto il corpo stabilisce un nuovo equilibrio che include l'oggetto nel suo schema spaziale. Ovvero, quando Thor afferra il suo martello, e non è solo la mano o il braccio che generano una risposta motoria, sensoriale, percettiva per sorreggere il martello, no, tutto il corpo di Thor si deve riequilibrare per includere nella sua struttura biomeccanica e muscolare, a questo punto, un braccio che pesa molto più dell'altro. Quindi in realtà non è solo il braccio di Thor che risponde a questo nuovo equilibrio, ma in realtà è tutto il suo corpo, incluso il mignolo del piede sinistro dovrà fare dei piccoli aggiustamenti per includere questa nuova dinamica, questo nuovo equilibrio corporale. In questo caso è interessante il concetto di tensegrità, che è un concetto che viene dall'architettura. Ci sono degli elementi geometrici che si fanno con strutture di compressione, strutture di tensione, che rispondono, diciamo, alle sollecitazioni fisiche, adattandosi, ridistribuendo le pressioni, le forze, le tensioni in tutto quanto il sistema, e possono così comunicare informazione, diciamo, a lungo raggio. Si è visto che queste strutture le troviamo nel citoscheletro delle proteine, delle cellule, nella stessa struttura molecolare, nei tessuti, negli organi e in definitiva in tutto il corpo. E questi livelli di tensegrità differenti comunicano tra di loro. Quindi, appunto, questo è una prospettiva biomeccanica molto interessante per capire come, appunto, un corpo intero può includere elementi esterni nel suo equilibrio generale. E finalmente arriva il cervello, no? Oggigiorno sappiamo che quando il corpo integra uno strumento nel suo equilibrio sensoriale, il cervello poi lo include nello stesso schema del corpo. Cioè, il cervello pensa che lo strumento che stai tenendo nella mano sia un'estensione del tuo corpo. Il caso più famoso è quello del bastone dei fiechi, no? Il cervello del cieco non sa che è un bastone, pensa che sia un braccio molto lungo. E quindi, appunto, ricapitolando, primo, nel momento che io interagisco fisicamente con un oggetto, con uno strumento, c'è l'integrazione dell'oggetto nella struttura del corpo. Dopodiché c'è l'integrazione dell'oggetto nello schema neurale del corpo, e quindi alla fine c'è l'integrazione dell'oggetto nel sistema cognitivo. Io comincio a pensare differentemente, comincio a pensare includendo la mia nuova estensione corporale nelle mie capacità sensoriali, percettive, analitiche, mnemoniche, eccetera, eccetera. Ecco, questa è un'immagine per far capire un po'. No? Quando facciamo qualcosa, l'azione si basa sulla percezione, abbiamo detto, la coordinazione tra occhio e mano si usa per fare predizioni e per prendere decisioni, il corpo recupera una memoria motoria acquisita visualmente, il corpo stabilisce un equilibrio biomeccanico con lo strumento cambia lo spazio personale e peripersonale, e finalmente il cervello include lo strumento nello stesso schema del corpo. Quindi, innanzitutto, qua bisogna fare specificare un aspetto importante, no? Non è lo stesso, quindi, parlare di oggetti o di strumenti. Cioè, uno strumento, così come lo intendiamo, per essere strumento, uno deve essere il risultato di una catena logica e soprattutto produttiva. Non esiste lo strumento, esistono gli strumenti. Tutti i nostri strumenti hanno bisogno di altri strumenti per essere generati, no? Noi facciamo strumenti per fare strumenti, per fare strumenti che poi alla fine fanno lo strumento che ci serve per fare qualcosa. Ecco, questo è una caratteristica solo del genere umano. Non c'è nessun animale, nessun primate soprattutto, che faccia questo.
Due, ci deve essere un vincolo obbligatorio. Per chiamarlo strumento deve essere parte obbligatoria della nostra ecologia, della nostra economia, delle nostre capacità cognitive. Anche in questo caso siamo gli unici animali dove l'ecologia, l'economia e il processo cognitivo dipendono da strumenti. Negli altri casi, nel caso degli altri primati, può esserci un utilizzo di questi oggetti, ma appunto non fanno parte della loro stretta necessità ecologica, economica o cognitiva. E poi appunto ci deve essere un'integrazione cognitiva, appunto a livello del sistema nervoso centrale lo strumento deve essere incorporato nello schema cerebrale. Quindi appunto queste tre caratteristiche ce l'abbiamo solo noi Homo sapiens, per quello che ne sappiamo, e sicuramente quindi diciamo usare un oggetto non è la stessa cosa che usare uno strumento, e qua forse si dovrebbe un po' chiarire le cose a livello terminologico, perché poi appunto si chiama strumento qualsiasi cosa, no? Dal palo dello scimpanzé per mangiare le termiti, e appunto al pennello di un pittore, e no, evidentemente non è la stessa cosa, bisognerebbe utilizzare termini distinti. Tutto questo dipende appunto dalle famose aree parietali, che sono tra le aree cerebrali più plastiche che abbiamo noi e tutti i primati in generale. E di fatto, pensate un po', cambiamenti strutturali nelle aree parietali si possono indurre tramite addestramento in un essere umano o in un primate in solamente 2-3 settimane, cioè 2-3 settimane di allenamento aptico, e possiamo già trovare delle alterazioni nella struttura delle aree parietali. Evidentemente questo non è tutto questo non ha un interesse solamente in antropologia cognitiva, in antropologia evoluzionistica, ma potete immaginare che ha un interesse in tutto quello che appunto facciamo, incluso in campo medico. Stiamo parlando evidentemente dell'uso di protesi, cosa che oggigiorno tecnologicamente è una realtà biomedica estremamente appunto attuale e anche estremamente proficua a livello economico. Sicuramente finanziano più, mettono più soldi le compagnie che fanno protesi biomediche che non i governi che appoggiano l'evoluzione umana e l'antropologia evoluzionistica. E qua entriamo appunto in una questione interessante, quello che appunto chiamiamo il paradosso cibernetico, no? Sempre pensiamo che le qualità umane più potenti sono il calcolo, l'analisi, la memoria. Però alla fine le nostre macchine, i nostri computer, i nostri robot oggigiorno sono capaci di fare appunto calcoli incredibili, di avere una memoria impressionante. Noi non possiamo competere con le nostre macchine né per capacità di calcolo né per capacità mnemoniche, però ancora non siamo riusciti a fare un robot, no? che possa camminare decentemente o gestire appunto degli oggetti. Diciamo con una risposta sensoriale aptica efficiente. Quindi alla fine sembrerebbe che proprio la gestione sensoriale del corpo sia qualcosa cognitivamente molto più complesso che non il calcolo o la memoria, no? Di fatto le nostre macchine hanno un cervello che è il computer, ma non hanno un corpo, nel senso hanno una carcassa intorno a questo computer, però non hanno un'interfaccia ergonomica che sia capace di esportare funzioni cognitive a componenti addizionali, perlomeno per il momento. Un giorno forse ce l'avranno e magari dovremo cominciare a preoccuparci. Di fatto oggigiorno le sfide grandi a livello tecnologico in robotica e cibernetica sono appunto lo sviluppo di capacità tattili, ed anche in trasmissione remota. Ormai da tanto tempo riusciamo a trasmettere in remoto il suono. Negli ultimi 10-20 anni anche la trasmissione di immagini visuali è qualcosa che facciamo correntemente, ma ancora non sappiamo bene
come trasmettere in remoto il senso del tatto, che alla fine sembrava il senso più semplice e alla fine risulta che è precisamente il senso più complesso. Per far capire tutto questo, a me piace sempre parlare un po' dei ragni, un po' perché mi piacciono i ragni, un piccolo omaggio anche al professor Argano in linea, e poi perché è un esempio estremamente chiaro, no? E non tanto il ragno quanto la sua ragnatela. La ragnatela è un prolungamento esterno del sistema sensoriale e percettivo del ragno. Il ragno percepisce, ottiene informazione e prende decisioni attraverso la sua ragnatela. Il sistema nervoso del ragno continua nei fili della ragnatela, ma soprattutto il ragno non può sopravvivere banalmente senza la ragnatela. Allora, appunto, questa è la nostra ragnatela, la tecnologia è la nostra ragnatela, il nostro sistema cognitivo, come il nostro sistema culturale, il nostro sistema cognitivo non è di fatto assistito dalla tecnologia, ma il nostro sistema cognitivo dipende dalla tecnologia. Se ci tolgo la tecnologia non siamo più capaci di pensare come di fatto pensiamo, di fare i calcoli che facciamo, di vedere le cose che vediamo, di fare le analisi che facciamo. E sempre quando si parla di cyborgs, no? Nella letteratura fantascientifica, appunto, vengono in mente queste figure di un assassino con un bazooka che gli esce dalla mano, ma in realtà il primo cyborg probabilmente è apparso sulla Terra 2 milioni di anni fa, no? Quando una scimmia antropomorfa ha preso una pietra in mano e ha scoperto che, estendendo il suo corpo con questa protesi minerale, poteva fare delle cose nuove e quindi poteva incominciare a pensare in una forma distinta, in una forma differente, no? E questo vale evidentemente perfettamente anche per la tecnologia attuale, no? Tiriamo di computer, pensiamo che il corpo già non serve, ma in realtà e continuiamo a utilizzare il nostro corpo come interfaccia tra noi e i sistemi informatici ed elettronici, no? Parliamo dell'era digitale, appunto la parola stessa digitale viene da digitus, no? da dito, e questo ci ricorda appunto che oggi più che mai c'è una frontiera molto sfumata tra corpo, cervello e strumenti, no? Quindi forse possiamo parlare a livello adattativo, a livello evolutivo, di una capacità protesica. Vedo che ci sono un po' di parole che sono rimaste in spagnolo nel PowerPoint. Una capacità protesica, ovvero la capacità di integrare un oggetto, uno strumento, nello schema del corpo, delegando funzioni cognitive, percepire, calcolare, analizzare, archiviare, a elementi periferici esterni al corpo. Questa capacità è evidentemente una capacità che può essere selezionata, nel senso che nel momento che noi diventiamo utilizzatori obbligatori di tecnologia, di cultura, di strumenti, evidentemente quegli organismi che sono più capaci di introdurre questi strumenti nel loro sistema nervoso, evidentemente si può pensare che abbiano un vantaggio adattativo. E quindi quella che chiamiamo capacità protesica, la capacità di integrare questi elementi periferici nel sistema nervoso, nel processo cognitivo, diventa appunto un valore evolutivo che la selezione può cominciare a considerare nel momento di fare le sue pressioni, diciamo, evolutive e di valorare un successo riproduttivo, appunto, che si basi in una nicchia ecologica, culturale e sociale associata a questa capacità di integrare elementi periferici. Tutto questo evidentemente ha un'agenda importante, cioè questo siamo, diciamo, appunto, queste sono prospettive che hanno 15-20 anni, e quindi dobbiamo rispondere delle domande, ancora domande che sono importanti. Uno, bisogna cercare di capire se è vero tutto questo, ovvero se è vero che corpo e tecnologia sono parte del sistema cognitivo. E ci sono qua forse il problema è più filosofico, più di definizione,
altro, però ci sono già molte evidenze in neurobiologia che stanno supportando questa prospettiva, questa ipotesi. Una volta che abbiamo verificato che sia effettivamente così, dobbiamo chiederci in che grado il corpo e la tecnologia sono parte del sistema cognitivo e poi evidentemente con quali funzioni. Perché che cervello, corpo e tecnologia facciano parte del sistema cognitivo non vuol dire che abbiano le stesse funzioni, no? In questo senso, appunto, è interessante pensare alla possibilità che cervello, corpo e tecnologia possano avere un'equivalenza cognitiva. Equivalenza vuol dire che quando uno funziona meno, l'altro può sopperire, diciamo, alle carenze, no? Se a un certo punto ho un problema a livello del sistema nervoso centrale, posso sopperire. E posso recuperare cognizione aumentando il ruolo del corpo della tecnologia, o se il corpo come interfaccia sta funzionando male, posso aumentare il ruolo del cervello della tecnologia per mantenere la stessa omeostasi cognitiva. E questo senza contare che le stesse aree parietali che abbiamo menzionato sono anche totalmente coinvolte nella gestione sociale. I primati. Tutti i primati, diciamo, noi come gruppo zoologico, noi primati abbiamo puntato tantissimo sul gruppo sociale, è il nostro grandissimo adattamento. E Robin Dunbar ci ha spiegato come evidentemente le dimensioni del cervello sono proporzionali alle dimensioni del gruppo sociale, in particolare le dimensioni delle aree di associazione del cervello, e le aree parietali sono tra le principali aree di associazione, no? Evidentemente è direttamente correlato al discorso tecnologico, perché sappiamo che la tecnologia dipende dal sistema sociale e dai meccanismi di trasmissione culturale. Non potremmo avere la tecnologia che abbiamo senza la complessità sociale che abbiamo, e evidentemente senza i complessi sistemi di trasmissione culturale, apprendimento e insegnamento che abbiamo. Quindi alla fine scopriamo che queste stesse aree parietali, per un lato, funzionano come per gestire l'interfaccia cervello, corpo e tecnologia, ma allo stesso tempo gestiscono anche la complessità delle strutture sociali necessarie a sviluppare quella tecnologia. Quindi, appunto, qua c'è un circolo abbastanza interessante per tutte le prospettive in antropologia evoluzionistica. Oh, diciamo che una cosa interessante è che negli anni 80 un gruppo di neurobiologi si resero conto che avevano bisogno dell'appoggio filosofico per portare avanti questo tipo di analisi, ma la filosofia occidentale, diciamo, è un po' chiacchierona, nel senso la nostra filosofia europea è molto teorica. La scienza ha bisogno di empirismo, la scienza soprattutto ha bisogno di esperimenti. E quindi negli anni 80 questi neurobiologi occidentali proposero un incontro tra scienza occidentale e filosofia orientale. La filosofia orientale, precisamente attraverso la meditazione, offre, diciamo, lo spunto per poter trattare questi temi a livello sperimentale e empirico, precisamente utilizzando il proprio corpo come laboratorio per sviluppare dei concetti filosofici, ma che possono essere sperimentati direttamente tramite la percezione e tramite quella che si chiama coscienza corporale. Ma questa è un'altra storia. Bene, tutto questo, se lo vogliamo mettere in archeologia, abbiamo detto che Lambros Malafuris è stato il primo a parlare con questo libro di estensione cognitiva e archeologia. Poi ci sono stati 10-15 anni fa, soprattutto Fred Coolidge e Thomas Wynne dell'Università di Colorado, diciamo, che sono quelli che hanno spinto più per, diciamo, lo sviluppo di un campo conoscitivo in archeologia cognitiva, soprattutto, diciamo, proponendo teorie sulla memoria di lavoro. E poi ci sono state a cascata, a livello esponenziale, decine e decine di libri su questi argomenti. Diciamo, la maggior parte di questi approcci sono stati finora tutti teorici, ossia basati su una serie di o evidenze teoriche o speculazioni logiche, diciamo. Evidentemente il problema, perché l'archeologia cognitiva è stata
nei suoi primi 15 anni è stata teorica, beh, perché appunto noi vogliamo studiare per esempio le funzioni cognitive viso-spaziali e vabbè, però non abbiamo modo di studiare queste funzioni direttamente, perché non possiamo mettere un neandertaliano in una risonanza magnetica o non possiamo fare test psicometrici a un Homo erectus per ovvie ragioni. Allora, non potendo studiare le funzioni cognitive visospaziali, dobbiamo accontentarci di studiare i comportamenti visospaziali che troviamo nel registro archeologico. E quindi si tratta di mettere insieme molte informazioni distinte, l'ecologia, l'archeologia, appunto l'anatomia, la neonatomia e la neuropsicologia, molte informazioni distinte per poter fare inferenze su questi comportamenti visospaziali. Un esempio, il primo esempio che io pubblicai è quello appunto dei neandertaliani, abbiamo visto questa relazione tra cervello, mano, cultura e occhio. La cosa interessante è che ai neandertaliani le mani non bastavano, mettevano di mezzo la bocca e i denti, utilizzavano i denti come appunto terza mano. E li utilizzavano più di qualsiasi popolazione umana moderna che possiamo conoscere. Anche noi di fatto utilizziamo un po' i denti. Ci sono alcune popolazioni di cacciatori e raccoglitori che utilizzano spesso i denti, gli aborigeni australiani, gli eschimesi utilizzano spesso i denti per manipolare la tecnologia, però non lo fanno tanto come i neandertaliani. I neandertaliani lo facevano tantissimo e troppo, nel senso che insomma non è il caso di giocarsi i denti in una epoca dove i dentisti ancora non erano stati inventati e evidentemente utilizzare i denti con l'industria litica non è una scelta molto consona. Sembra più che altro un rimedio, dobbiamo pensare che quindi nel loro caso nell'interfaccia corpo le mani non erano sufficienti per gestire questa coordinazione appunto cervello, corpo, tecnologia, no? E la cosa interessante appunto è che se vediamo la rappresentazione somatosensoriale del nostro corpo nella nostra corteccia cerebrale, il famoso omuncolo cerebrale, le zone del corpo sono rappresentate in funzione di appunto la sensibilità che hanno e la capacità motoria che hanno, e questo corpo non è proporzionale al nostro vero corpo, no? Appunto. Quindi l'omuncolo ha delle mani giganti, perché appunto noi pensiamo con le mani, ragioniamo con le mani sono la parte che più utilizziamo nell'interfaccia somatosensoriale. La seconda parte più importante è la bocca. Allora è ovvio che se a un certo punto l'interfaccia mano, no, dell'omuncolo somatosensoriale non è sufficiente, ci si mette in mezzo la bocca, però appunto giocandosela perché appunto rischi di romperti i denti. Non è proprio una scelta adattativa, diciamo, no? E quindi abbiamo questi neandertaliani che utilizzavano i denti come interfaccia addizionale. Dobbiamo pensare che le loro mani somatosensoriali dell'omuncolo non erano tanto grandi come le nostre, avevano di fatto anche una corteccia parietale più piccola della nostra, proporzionalmente più ridotta della nostra. Non avevano, per quello che sappiamo, tecnologia propulsiva, arco, frecce, eccetera, eccetera. Dovevano andare a uccidere l'animale mettendoci in mezzo alle zampe, cosa che appunto non è molto utile, cioè se puoi uccidere l'animale sparandogli una freccia è più sicuro, insomma. Se invece ti ci metti in mezzo alle gambe rompendoti le ossa è un po' più incomodo, diciamo. Evidentemente se lo fai è perché non sei capace di tirare una freccia o di tirare una lancia. E poi non avevano una cultura iconografica, no? Sappiamo che forse gli neandertaliani forse hanno fatto degli scarabocchi su una grotta, può essere, ma appunto anche se i neandertaliani fossero gli autori di quel paio di piccole tracce che abbiamo visto, che abbiamo trovato recentemente in alcune grotte, niente, assolutamente nulla comparato con le grandi, diciamo, produzioni pittoriche di Lascaux o con la Cappella Sistina o con Milo Manara, no? Evidentemente, quindi, se avevano una cultura iconografica, l'avevano molto ridotta. La cultura iconografica, evidentemente, richiede capacità visospaziali, la capacità propulsiva richiede capacità visospaziali, insomma, se mettiamo insieme situazioni che vengono da campi molto distinti, dobbiamo dire che non ci sono evidenze che nel materiale avesse una specializzazione visospaziale simile a quella che abbiamo avuto noi, no?
Evidentemente appunto ci sono eccezioni, questa l'ho trovata proprio stamattina, quindi me l'ho messa qua, una matita, cioè una parte per scrivere e una parte per pensare, quindi appunto anche noi continuiamo a estendere il nostro corpo nei nostri strumenti quando dobbiamo produrre pensiero. Dopo queste prime proposte, appunto, io scrissi nel 2016, precisamente con Atsushi Riki, un articolo di prospettiva dove proponevamo di mettere queste cose tutte insieme per poter lavorare in archeologia, e in archeologia preistorica in particolare, e appunto, precisamente in quell'anno, nel 2016, io messi su un piccolo gruppo di archeologia cognitiva, con l'idea appunto di andare oltre a una fase teorica e incominciare a fare una fase sperimentale. Con queste mie due studentesse e con un paio di amici archeologi sperimentali abbiamo cominciato quindi a preoccuparci di vedere come fosse possibile quantificare alcune cose del nostro sistema corporale e visuo-spaziale e che ci potessero alcuni parametri che ci potessero permettere di testare ipotesi o di sondare perlomeno algun tipo, qualche prospettiva dentro del quadro dell'estensione cognitiva. Abbiamo cominciato a lavorare con choppers e con bifacciali, perché l'industria più antica per cui abbiamo diciamo una bibliografia robusta, ci sono industrie più antiche ma non se ne sa molto, anche i choppers non si sa se alla fine erano proprio industria o non industria, vabbè, però dovevano stare in una mano, insomma, quindi ecco, queste, per quello che ne sappiamo adesso, erano le prime protesi di minerali al nostro corpo. Poi appunto sono strumenti che richiedono tutta la mano, strumenti successivi, le schegge incominciano a richiedere sono le dita, poi sono le falangi, poi sono, insomma, è più difficile da analizzare. Questi strumenti richiedono tutta la mano, quindi hanno un impatto somatosensoriale più massiccio. E poi quello che abbiamo fatto è analizzare non tanto la risposta funzionale, ossia non l'utilizzo di questa industria, ma la risposta sensoriale percettiva del nostro corpo quando la nostra mano appunto si chiude su questi strumenti. Abbiamo cominciato ovviamente con le cose più basiche, ovvero con le misure della mano e dell'industria stessa, per vedere parametri appunto di forma e di dimensioni che potessero essere interessanti al momento dell'interazione fisica. Poi siamo passati alla parte più ergonomica, con dei guanti cibernetici che registrano la flessione delle falangi. Abbiamo cominciato a vedere quali erano quegli schemi di prensione che associavano la relazione mano-oggetto, mano-strumento a livello di comodità, di ergonomia spaziale e strutturale. Abbiamo unito un'analisi strana, l'analisi elettrodermica, ovvero quella, la stessa che si usa per la macchina della verità, no? Si registrano dei campi, dei cambiamenti delle variazioni nella impedenziometria della pelle, in particolare delle dita, e cambiamenti che si sa sono associati alle variazioni dell'attenzione e di quella che possiamo chiamare emozione, o più specificatamente si chiama arousal, e diciamo l'implicazione, diciamo, emozionale nel momento che stiamo facendo qualcosa. Ecco, questo qualcosa nel nostro caso è stato manipolare industria litica, manipolare choppers, manipolare bifacciali, per vedere come il nostro corpo risponde, cambia a livello attenzionale, a livello emozionale, quando l'oggetto si integra col sistema aptico. E poi abbiamo applicato anche tecniche di tracciamento visuale, quello che si chiama eye tracking, con una postazione fissa in due dimensioni e una postazione portatile in tre dimensioni, ovvero uno studio di come si comporta l'occhio
quando stiamo esplorando una tecnologia. E sono metodi che ti permettono di quantificare, di localizzare il movimento oculare associato all'esplorazione visuale. Li abbiamo, per esempio, correlati con i tratti salienti a livello spaziale o geometrico della stessa industria. Evidentemente, appunto, questi sono metodi che ti permettono poi quantificare, quindi per esempio confrontare se al momento dell'esplorazione o della manipolazione uno si fissa più nella base, nella parte centrale, nella parte di corteccia, nella parte lavorata dell'industria, o fare dei confronti, per esempio, come appunto quelli tra confrontare la risposta di esplorazione visuo-spaziale in archeologi professionisti o invece in un pubblico che non conosce l'uso di questa tecnologia. E tutto questo, appunto, insisto, l'importanza è quantificare, sperimentare, fare dei test. Fino adesso l'archeologia cognitiva è stata sempre teorica, speculativa. Io metto su un po' di idee a livello bibliografico, faccio una proposta logica di uno schema cognitivo associato alla memoria di lavoro o a quello che sia. E poi quello che hanno fatto sfortunatamente gli archeologi cognitivi fino adesso è una volta che fanno una proposta e poi la pubblicano e poi ne fanno un'altra e poi ne fanno un'altra e poi ne fanno un'altra. Cioè fino adesso non c'è stata, ci sono state tante teorie, tante ipotesi, ma poi nessuno che abbia pensato di testare se queste teorie sono affidabili o no, a livello quantitativo, a livello empirico, a livello sperimentale, no? E no, evidentemente la scienza non lavora così. La scienza lavora che uno si fa, c'ha un'idea e propone qualcosa, però poi devi andare a quantificare per vedere se la tua proposta regge o non regge l'evidenza empirica. E questo ti permette di fare il quantificare, ti permette poter fare un'esplorazione euristica, ovvero cercare similitudini e differenze e localizzare gli schemi biologici, culturali, cognitivi che ci sono dietro un certo comportamento, oppure direttamente valutare ipotesi, ossia fare un'ipotesi specifica e cercare dati quantitativi che possano supportare o al contrario escludere una certa idea, no? E sappiamo benissimo che appunto qual è la proposta di Karl Popper è che appunto noi possiamo, lo scopo della scienza è eliminare le idee che non reggono l'evidenza empirica, l'evidenza sperimentale, e appunto qua bisogna appunto fare, io faccio sempre il confronto tra il concetto di ipotesi e quello di opinioni, no? Un'opinione è semplicemente un'opinione, è una mia opinione personale, ho una certa esperienza e vi dico quello che penso su un certo aspetto. E no, un'ipotesi no, un'ipotesi è qualcosa che può essere validata a livello scientifico, cioè si può fare uno studio quantitativo, empirico o sperimentale per poter sapere perlomeno con che probabilità quell'ipotesi è certa o è sbagliata. E in definitiva cercare di escludere quell'ipotesi se l'ipotesi non è supportata dalle evidenze reali. Quindi ecco, evidentemente stiamo parlando di discipline come l'archeologia, come la paleontologia, dove secondo me c'è un eccesso di opinioni e una scarsezza di ipotesi. E soprattutto il problema è che troppe volte si presentano opinioni personali, ma in realtà si presentano come se fossero ipotesi scientifiche. Ecco, questo secondo me è controproducente perché appunto se si confondono le opinioni personali con quelle che sono le ipotesi scientifiche, supportate da un contesto, da un paradigma sperimentale e empirico, se c'è questa confusione, poi a un certo punto uno non capisce più, insomma, quando stiamo parlando appunto di sensazioni soggettive o di evidenze scientifiche, no? E sono campi che evidentemente sono complessi da introdurre in un contesto sperimentale di laboratorio, ma appunto bisogna fare uno sforzo per farlo, se no alla fine restano tutte chiacchiere di salotto, no? E come diceva Isaac Asimov, quando ogni risposta è possibile, allora qualsiasi risposta è inutile. Tutte queste cose che abbiamo detto le trovate
in tante pubblicazioni degli ultimi 3-4 anni, e alcune pubblicazioni sono più generali, alcune sono più specifiche, e le trovate nella mia pagina web. E se non le trovate, mi inviate un'email e ve le mando io. E poi, evidentemente, ci sono, io ho due sezioni di divulgazione scientifica, ma sono in spagnolo, una nella rivista Jotdown e una nella rivista Investigación y Ciencia, che sono le scienze spagnole. E gli articoli di divulgazione li trovate nelle pagine web di queste due riviste. Poi ci sono evidentemente libri più specifici che ho editato in questi ultimi anni e in italiano, 2 o 3 anni fa, ho pubblicato un saggio. Lamento oltre il cranio, che è precisamente un saggio dove presento tutta questa prospettiva, ovvero come possiamo integrare le idee su estensione cognitiva all'archeologia preistorica. Molte grazie. Allora, grazie Emiliano, siamo tutti scioccati. Mi senti? Sì, ci siamo. Allora, se mi Ci senti, siamo. perché c'è anche il professor Argano che... Vai, lo devo presentare, professor Ma lo vuoi piantare o no? Di sfottere. Argano. Grande professore di zoologia, formatore di molti ricercatori, che però tra le varie doti... A quella diciamo di essere persona molto lavana e scherzosa. Una volta mi diede uno schiaffone sul collo ed essendo piuttosto fragile rischiai delle fratture vertebrali, ma questa è un'altra storia. Allora, qua i ragazzi penso siano scioccati perché diciamo tu sei entrato in una platea che è peggio dell'archeologia, cioè quella degli antropologi culturali, dove diciamo, la speculazione, l'ipotesi ha delle connotazioni che non sono quelle che hai detto tu. Cioè, un antropologo culturale sarebbe un pochettino in difficoltà se tu mi dicessi: ah, vabbè, mi dimostri tutto questo, o perlomeno lo può in qualche modo supportare, soprattutto su una base esperienziale, cioè la vita insieme a il sentire comune, il fare proprio. Tutta una serie di idee, di regole, di convenzioni, di strutture, no? Per cui io pure personalmente sarei un pochettino più morbido di quanto sei tu, per esempio anche quando un pochettino prendi Neanderthal di petto, nel senso che tendo più a relativizzare, ecco. Però non voglio dire che c'ho ragione, magari c'hai ragione tu. Cioè, quello che è interessante è il modo di guardare alle cose che può essere differente. Il tuo è un modo molto rigoroso scientifico, su questo non ci piove. Per esempio, ieri c'è stata Ma una. di fatto comunque Giovanni, io non c'ho niente contro le opinioni personali, o i metodi che non sono scientifici. Quello che dico è che se è un'opinione personale devi dire che è una tua opinione, non puoi dire c'è un'ipotesi scientifica che, capito? Cioè, le opinioni personali spesso e volentieri sono illuminanti. E soprattutto alla fine abbiamo molte più opinioni personali che non ipotesi scientifiche. Quindi io non sono affatto contro le opinioni personali. Dico solamente che se mi stai presentando la tua opinione personale, mi devi dire che è la tua opinione personale. Se mi dici che mi stai presentando un'ipotesi scientifica, mi stai mentendo. Sì, certo, perché il concetto di testabilità, secondo te, è integrale al concetto di voce. Un'ipotesi non è tale se non è testabile. Verificabile. Beh, no, dicevo che ieri allora il nostro collega Stefano Allorio, cioè proprio un approccio completamente diverso, no? Ha incominciato dal fatto che non aveva diapositive e poi, come un po' nella tradizione degli studi di antropologia culturale, no? Queste presentazioni con una grande arsa retorica, ci ha presentato un tema che però paradossalmente ha una qualche analogia col tuo, ovvero lui ha parlato del fatto di come nella definizione che noi diamo di noi stessi dovremmo comprendere
essere più sensibile al mondo animale. Cioè, noi siamo e in qualche modo assorbiamo il mondo che ci circonda, il mondo animale, il mondo vegetale. Questo in alcune culture è molto ben presente, nella nostra cultura occidentale molto meno, però in definitiva una visione un po', usare il termine, così come mi sembra che sia maggiormente, qua c'è il professor Manzi, potete vedere, ciao Giorgio, nuovo paleantropologo di questa università che vi ho già citato varie volte. E dicevo, non so se è il termine appropriato parlare di approccio olistico, comunque c'è un tentativo di andare non solo al di là degli steccati disciplinari, ma anche di avere una visione del mondo che tira tutta una serie di fili che prima si tenevano separati. E a me questo pare, diciamo, molto, molto bello e anche molto probabilmente produttivo se, come dici tu, uno fa uno sforzo anche di sviluppare ipotesi che siano tali nel senso di essere testate. Giorgio, forse vorrei dire qualcosa? Non mi sento. Non ho capito, scusa. No, visto che sei entrato a schermo pieno. Non volevo dire nulla, volevo solo salutare il professor Organo innanzitutto e poi Emiliano, te e tutti. No, ma è più scontato, sicuramente. Hai problemi, mi dicono che hai problemi, per cui l'immagine è frizzata. Okay, non ho capito, non mi sentite? Sì, prima non ti sentivamo, ma magari volevi dire qualcosa? No, non volevo dire nulla, volevo solo salutare i presenti, in particolare il professor Organo e Emiliano. Ciao Giorgio, non so se mi senti. Ciao. Ciao. Piacere di vederti. Anch'io. That's all, nulla da dichiarare, bellissima conferenza di Emiliano. Ma non avevo. Sì, complimenti a Emiliano. È per questo che sono qui. Allora, e a questo punto anche bella riunione di famiglia. L'unica cosa buona di questa tecnica è che quello che dice destro non si sente niente. purtroppo non si sente. Non dipende da me. Non lo so che non dipende da te. Però ci ha messo il nostro agio. Andiamo? Sì, non ti, dimmi. No, allora io chiederei invece ai nostri cari ragazzi, eccetera, di fare qualche intervento, perché sennò ci vuole qualcuno che rappresenti anche un'idea magari potenzialmente diversa da quella che hai espresso tu. Cioè, li trovo tutti abbastanza colpiti da una gragnuola di colpi, giusto? Forse già lo sentono meglio, magari se vieni qua. No, di qualcosa, ti prego. Ecco, la studentessa si chiama Rebecca. Parla di sentire. Buongiorno. Prova a urlare nella... No, volevo dire, è interessante, cioè, noi siamo colpiti a livello positivo, che una cosa nuova ovviamente per noi, e in genere siamo umanisti fino all'osso, purtroppo in realtà. Purtroppo, perché anche ieri nel professor Allodio, che è un antropologo culturale, si parlava di come appunto adesso si stanno, ma soltanto adesso e ancora siamo molto indietro, si stanno aprendo delle prospettive per far, diciamo, per unire le due cose, la prospettiva scientifica e quella più
e di come non sia in realtà un errore, e di come sia un errore in realtà tenerle separate, quindi come è poi da tantissimi anni, quindi finalmente forse nel 2021 è arrivato il momento, anche in ritardo, di, insomma, di unire le due prospettive, anche se ovviamente con tutte le difficoltà del caso, però siamo veramente tanto colpiti secondo me, perché da poco, cioè, diciamo che l'antropologia in generale, anche la storia delle religioni, diciamo, avvicinando alle prospettive, per esempio, delle neuroscienze cognitive, e fa tanta difficoltà, ovviamente. Però, insomma, no, è giusto. Per esempio, anche con la storia delle religioni, fa tutta una parte, no? Adesso sulle neuroscienze cognitive, cioè proprio studiosi all'interno, diciamo, del merito scientifico, delle scienze, che iniziano a dire, al di là della storia, cosa succede nel cervello delle persone veramente a livello biologico quando si fanno. Abbiamo detto in generale, ora per dire, però sono prospettive che a noi affascinano profondamente, perché appunto non se ne è mai parlato realmente. Cioè, è sempre il capitoletto alla fine, ma non quindi diciamo qualche barlume di... Però che è bello, cioè, secondo me. No, infatti. Prego, prego. Addirittura proprio il professor Sergio Botta. Sì, sì. Sei riuscito a sentire, Emiliano? Sì, sì, ho sentito, ho sentito. Io devo dire che sono più o meno, io perlomeno, sono perlomeno 30 anni che sento dire che l'antropologia culturale e l'antropologia biologica si devono integrare, e finalmente lo stanno facendo. Sono 30 anni che sento ripetere esattamente questa cosa, e sono 30 anni che poi non vedo che effettivamente succede, quindi non voglio essere disfattista. Però forse dopo 30 anni che lo ripetiamo, forse bisognerebbe farlo. No, hai ragione, ma probabile, forse proprio le neuroscienze da questo punto di vista dovrebbero essere una possibilità in più. Prego. Ma io devo dire, Giovanni, una cosa. Per esempio, avete visto quel mio breve accenno alla meditazione? Ci fu negli anni, diciamo... già nel 2014-2015 incominciarono a pubblicarsi evidenze, studi a metà tra neuroscienza, neurobiologia e tutti gli aspetti di meditazione, e si pubblicarono a nome dei grandi papi delle neuroscienze internazionali, ma si pubblicarono su Nature, Science, PNAS. Quindi capito già quella sinergia di cui vi ho parlato tra scienza occidentale e filosofia orientale si sta pubblicando in Nature and Science già da 7-8 anni. Bene. Sì, in realtà penso che il nome, scusa? Sì, Jacopo. Sì. In realtà più un commento a quello che si è già detto. Noi con il professore di storia delle religioni Sergio Botta abbiamo già accennato a quello che in inglese si chiama consilience, la consilienza, ovvero la collaborazione delle cosiddette scienze dure e scienze morbide, le scienze, oppure quelle che in antropologia si chiamano le scienze interpretative e le scienze normative. Il mio è più un commento, in realtà l'abbiamo già detto, però non c'è forse anche una difficoltà proprio accademica, burocratica dei settori della conoscenza, dei settori delle scienze umanistiche, delle scienze naturali, a venirsi incontro in questo tentativo di dialogo? Guarda, evidentemente sì, la risposta è sì a livello istituzionale e amministrativo, nel senso che poi quando tu cerchi di mettere tutto questo in un contesto accademico, e là evidentemente non ci sono dei cassetti che sono stati pensati per questo tipo di cose,
quindi evidentemente c'è una resistenza istituzionale, ma poi anche c'è una resistenza culturale, nel senso che sappiamo benissimo che soprattutto a livello accademico tutto quanto funziona a livello secondo schemi abbastanza stagni e abbastanza anche statici, e quindi quando tu vai a mettere elementi trasversali, non solamente non trovi il cassetto istituzionale, ma trovi anche sempre una resistenza abbastanza forte. Io vi racconto una piccola esperienza personale. Io appunto lavoro in scienze cognitive dagli ultimi 6-7 anni, non tanto. Io ho cominciato a interessarmi di scienze cognitive più di 10 anni fa, 12-13 anni, 15 anni fa. Però poi mi sono messo a livello sperimentale solo negli ultimi 7-8 anni, diciamo. Allora, quando abbiamo cominciato a produrre articoli, li devi mandare a una rivista. Oggigiorno tutte le riviste hanno la parola multidisciplinare nel loro mandato. Tutte. Perché se non metti la parola multidisciplinare in una rivista, non è figa. Se non metti la parola multidisciplinare in un progetto, non ti danno i soldi. Se non metti la parola multidisciplinare in una conferenza, non sei moderno. Tutte le riviste hanno la parola multidisciplinare. Allora, i nostri lavori sono lavori che integrano l'archeologia, e in particolare l'archeologia preistorica, e i metodi che si usano in psicologia. Quindi diciamo che noi abbiamo cominciato a mandare lavori alle riviste di archeologia preistorica e alle riviste di psicologia. Allora vi assicuro che pubblicare un lavoro in archeologia cognitiva è super difficile. La maggior parte dei lavori te li rifiutano, ma non è che ti rifiutano il lavoro dopo che c'è stato un referaggio. Al momento che invii il lavoro, lo stesso editore, 2 ore dopo te lo rimanda indietro e ti dice che no, non lo invieranno ai referi. Perché? Perché non è dentro dello scopo della rivista. E in particolare le riviste archeologiche sempre ci rispondono: queste cose non ci interessano, mandatele alle riviste di psicologia. E le riviste psicologiche ci dicono: queste cose non ci interessano, mandatele alle riviste di archeologia. Quindi tutte le riviste hanno la parola multidisciplinare nel loro schema, nella loro bella presentazione online di pagina web, però poi le riviste psicologiche non vogliono cose di archeologia, le riviste archeologiche non vogliono cose di psicologia. Primo, perché mettono multidisciplinare per una questione di facciata, ma in realtà non sono multidisciplinari. Se andate a sfogliare, sono tutte quante riviste classiche. 2, perché l'editore stesso c'è là un limite culturale, perché se l'editore è psicologo, di archeologia non sa niente, gli capita uno studio archeologico e non conosce manco l'ambiente, quindi non sa manco dove andare a pescare un referi che può fare da referi per un tema archeologico, e poi diciamo anche per una questione molto tribale e umana, nel senso che evidentemente se non sei del gremio, se non sei dell'intorno, non ti conoscono, e quindi evidentemente sappiamo benissimo che il mondo accademico è chiuso, e quindi per esempio se mandi a una rivista archeologica e non sei un archeologo, l'editore gli dice: amico mio, ma qua io ho tutti i miei amici a cui devo far pubblicare, non posso occupare spazio editoriale per te che non so manco chi sei. Quindi appunto ci sono resistenze culturali, resistenze istituzionali, e io direi anche resistenze proprio cognitive nel momento che si cerca di utilizzare questo, di fare un ponte tra discipline distanti. Noi alla fine, per esempio, tutti i nostri primi lavori, alla fine abbiamo trovato i primi, credo, 3 o 4 lavori, li abbiamo pubblicati tutti, pensate un po', in un giornale dove abbiamo trovato un entusiasmo incredibile, ed è stato l'American Journal of Human Biology. I biologi umani, quando hanno visto l'integrazione tra archeologia e psicologia, gli è sembrata una cosa bellissima, no?
però prima di Ariella abbiamo faticato un bel po'. Poi quando abbiamo pubblicato i primi, appunto, i primi 4-5 su American Journal of Human Biology, anche le riviste di archeologia hanno cominciato ad accettare, e adesso anche alcune riviste di psicologia stanno valutando i primi lavori. Venga, venga, un'altra domanda? Si presenti, prego. Buongiorno. Nome? Joel. Sì. La mia domanda è relativa al concetto di tecnologia. Prima abbiamo più o meno detto che la prospettiva di una società si vede la sua tecnologia, giusto? Questa argomentazione non potrebbe essere usata da, per esempio, da correnti neo-evoluzioniste per giustificare, per esempio, la supremazia di un determinato tipo di tecnologia riferita a una cultura? Mi viene in mente, per esempio, non lo so, nell'Ottocento si vedevano appunto magari le popolazioni dell'Africa o delle Americhe che avevano una tecnologia diversa, ma non per questo arretrata, ma rapportata a quella europea era per ovvi motivi, diciamo, inferiore. Questa tesi non potrebbe essere appunto sfruttata al contrario? Dunque la risposta è no, nel senso che tutte queste valutazioni cognitive in nessun momento contemplano un giudizio di valore, un giudizio morale o una valutazione di migliore o peggiore. Tutto questo, come sempre succede in antropologia e in evoluzione a livello scientifico, tutto questo semplicemente può servire per rivelare differenze. Il problema qual è? Il problema è che siamo viziati da secoli di cultura dove tutto si mette su una linea dritta che va da peggiore a migliore, quindi o si accettano le differenze dicendo che sono peggiori o migliori, o si dice che siamo tutti uguali, non c'è una via di mezzo. No, in realtà c'è una via di mezzo. E la via di mezzo contempla che si accettino le differenze, ma che si riconosca che non c'è un asse migliore o peggiore. Differente vuol dire solamente differente, non vuol dire né migliore né peggiore. E anche quando parliamo dei neandertaliani, i neandertaliani non avevano una cultura viso-spaziale, una capacità cognitiva viso-spaziale come la nostra. Ah, e questo vuol dire che erano peggiori? No, vuol dire semplicemente noi abbiamo investito su certe capacità cognitive e loro hanno investito su altre. Non vuol dire che siano migliori o peggiori. Allora si sono estinti perché non avevano la capacità. No, non vuol dire questo. Vuol dire semplicemente che se noi vediamo il mondo di una certa forma, loro lo vedevano di un'altra. Capito? Io quando si parla di migliore e peggiore faccio notare che Homo erectus, che oggigiorno a livello cognitivo possiamo pensare che era un imbecille, l'imbecille Homo erectus è stato su questo pianeta 1,5 milioni di anni in 3 continenti. La nostra intelligentissima specie Homo sapiens c'ha 200.000 anni e io non credo che, viste le cose, arriveremo ad avere un successo evolutivo confrontabile con quello che ha avuto lo stupido Homo erectus. Quindi lo stupido Homo erectus ha avuto un successo bestiale che noi come Homo sapiens probabilmente non avremo. Quindi appunto, differente vuol dire semplicemente differente, non vuol dire né migliore né peggiore, vuol dire diverso, d'accordo? Adesso, questo a livello puramente antropologico e scientifico. Poi, se mi viene un idiota incolto che vuole utilizzare qualsiasi tipo di giustificazione per vendermi la sua idea di supremazia, là evidentemente là non c'è più logica, là non c'è più ragione, là non c'è più coerenza. Qualsiasi persona populista e demagogico ti può usare una qualsiasi evidenza scientifica, politica, sociale, religiosa,
razzista per appoggiare la sua inappoggiabile prospettiva supremazista. Quindi, appunto, in realtà sappiamo perfettamente che qualsiasi prospettiva supremazista non è logica, non è razionale, non è coerente, e quindi si può appoggiare a quello che gli pare, perché non cerca la coerenza, non cerca la logica, quindi si può appoggiare a qualsiasi, a un'evidenza o anche al suo contrario. Quindi in realtà bisognerebbe tenere separate quelle che sono le evidenze scientifiche, quello che è un approccio antropologico, da poi tutte quante una serie di opinioni personali che appunto con l'evidenza scientifica non hanno niente a che vedere. Tutte queste questi dati che noi abbiamo a livello evolutivo, a livello cognitivo, ci parlano di differenze, ma la differenza appunto non implica nessun giudizio morale. Se posso dire, posso ampliare anche, oltre che al genere Homo, anche al genere Musca, questo tuo discorso. Totalmente. Ma l'abbiamo visto con i primati e con lo scimpanzé. È successa sempre la stessa cosa con le grandi scimmie. Lo scimpanzé o era messo nella linea filogenetica umana come una fase anteriore mezza stupida, e quando appunto ci siamo stancati di massacrare gli scimpanzé perché tanto erano stupidi, allora abbiamo dovuto dire: no, allora sono come noi. No, signori, c'è una via di mezzo, c'è la via di mezzo di riconoscere che sono totalmente differenti da noi, non sono come noi, ma non per questo sono inferiori, sono semplicemente differenti. Noi abbiamo avuto 10 milioni di anni di evoluzione in una direzione e loro ce l'hanno avuta in un'altra. Senti, io non ce li ho 10 milioni di anni, quindi volevo salutarvi, ringraziarti moltissimo. E ciao Roberto, sentire, grazie a te, grazie davvero. Giovanni. Giovanni, quando io non li ciao, grazie. Ciao. Va bene, ciao. Grazie, ciao. Grazie. Ciao Roberto. Sì, devo dire che diciamo, noi nel corso chiaramente siamo stati molto attratti dal tema delle differenze, no? Neanderthal verso Sapiens, Pan verso Sapiens, eccetera. Io mi sono permesso di fare un discorso un po' diverso, nel senso che piuttosto che vederlo in termini di discontinuità, ci sono degli elementi di porosità, nel senso che si possono trovare delle analogie, ovviamente con delle diverse differenze di grado piuttosto marcate, ma però non si può, per esempio, trascurare il fatto che lo scimpanzé ha delle capacità politiche, come ha dimostrato Franz De Waal, che quindi possa elaborare dei comportamenti complessi che hanno delle analogie con quello umano. Cioè io mi farei personalmente, ma probabilmente hai ragione tu e ne sai di più, ma insomma io mi faccio portatore di un discorso, come avrebbe detto il nostro amico ieri Stefano Lovio, più continuista. Cioè a me interessano non solo le differenze ma anche i collegamenti, i legami, i trade union, che poi ovviamente si sviluppano nel tempo in differenze più marcate. Non so se certo, di fatto pensa a livello sociale, per esempio, a livello sociale noi abbiamo dei comportamenti estremamente, diciamo, arcaici. Abbiamo delle regole sociali che sono condivise con moltissimi altri primati. Quindi, per esempio, nel caso umano, proprio i comportamenti sociali hanno dei vincoli evolutivi e filogenetici che non ci vengono dall'essere umani, ci vengono dall'essere grandi scimmie. Allora là è molto più interessante conoscere gli aspetti condivisi che non gli aspetti specifici, evidentemente. C'è qualche altra domanda? No, a me viene in mente una cosa, no? Abbiamo parlato di Diamond, della sua visione della storia, la storia come geografia, l'importanza dell'ambiente, le specie, latitudine versus longitudine, eccetera. Poi dopo do subito la parola a Giuseppe. Cioè mi veniva in mente se tu potresti provare a connettere questa visione un po' diversa, questa della mente estesa,
Allora, alla appunto la Diamond, cioè si vorrebbe... totalmente Giovanni, totalmente. Di fatto nel libro che vi ho menzionato, più o meno finisco precisamente con questo punto, cioè noi essendo antropologi evoluzionisti siamo interessati all'evoluzione umana, ma non c'è nessun motivo per non applicare la stessa prospettiva alla storia o all'individuo. Cioè, nel momento che riconosciamo che il processo cognitivo non è il frutto del cervello, ma il frutto di un'interazione tra cervello, corpo e cultura, in quel momento, se cambia il cervello, cambiano le capacità cognitive. Se cambia il corpo, cambiano le capacità cognitive. Se cambia la cultura, cambiano le capacità cognitive. Questo è fondamentale se confronto un neandertaliano e un homo sapiens, ma è anche fondamentale se confronto nel secolo XXI un impiegato di una multinazionale americana e un pastore della Mongolia, ma è anche fondamentale se confronto un europeo del secolo XXI e un longobardo, ma è anche fondamentale se confronto un europeo del secolo XXI e suo cugino. Quindi evidentemente nel momento che io riconosco che questo processo cognitivo talmente importante per la nostra specie è determinato da tre fattori, nel momento che uno di questi tre fattori cambia, cambiano gli altri due e cambia evidentemente il processo generale. Come antropologi evolutivi siamo interessati evidentemente all'evoluzione del genere umano, ma uno storico potrebbe fare esattamente lo stesso tipo di approccio analizzando evidentemente le popolazioni storiche più o meno recenti. Sì, e poi do subito la parola a Giuseppe, però a me sembrerebbe che, diciamo, tutti questi percorsi anche differenti, no? Diciamo così, dei popoli umani, però non hanno intaccato quella che è l'omogeneità di fondo, ovvero se tu prendi un piccoletto dallo Zimbabwe e lo porti a crescere qua, vedi capacità cognitive, astrattive che lui svilupperà non saranno molto diverse, anzi in alcuni casi anche superiori a quelli dei suoi coetanei, diciamo, che sono nati a Spinaceto piuttosto che a Siena. Quindi mi sembra, diciamo, l'importante forse anche mettere, rispetto alla domanda che si faceva prima, no? Cioè, mettere anche un po' in evidenza questo aspetto qua. Beh, evidentemente il cervello è incredibilmente plastico, però dobbiamo pensare che queste possibilità plastiche sono abbastanza condivise tra tutti gli individui della stessa specie. Lo sviluppo, e là stiamo parlando di un adattamento genetico. Poi c'è una risposta fisiologica, che è quella dello sviluppo del tuo proprio corpo, e poi c'è una risposta culturale, che è quella che cambia più di tutte, a livello storico, a livello ontogenetico, a livello biogeografico, eccetera, eccetera. Quindi evidentemente, se stai confrontando individui della stessa specie, l'elemento dei tre che determinerà gran parte delle differenze cognitive sarà precisamente l'allaccio tecnologico. Certo. Però lo determina a lungo raggio. Per esempio, mi ricordo chi era l'antropologo innocente, il libro si chiamava L'antropologo innocente, il diario di un giovane antropologo, come si chiamava quello di... che raccontava di lui che andava appunto là nell'Africa guineana a fare l'esperienza culturale e c'aveva tutta una serie di eventi stranissimi e descrive come appunto cacciatori raccoglitori che devono fare un passaporto con la foto non sono stati abituati a fare il gioco due dimensioni, tre dimensioni come lo facciamo noi e quindi poi non riconoscono la faccia un viso di un passaporto in due dimensioni e allora si fanno le foto, si scambiano le foto poi perché non vedono la differenza, non è per loro facile vedere, fare una prospettiva di differenza due dimensioni, tre dimensioni di un volto umano, come non è facile per noi riconoscere un volto umano se te lo presentano capovolto, no?
e poi allora li fermava una guardia, gli fanno vedere il passaporto, ma anche la guardia fino a 5 giorni fa era un cacciatore accoglitore, quindi manco lui si rende conto che la foto del passaporto non è la persona, eccetera, eccetera. E la capacità, 2 dimensioni, 3 dimensioni, è una capacità visospaziale, si sviluppa a livello ontogenetico. Quindi se tu non fai quell'allenamento, poi non ce l'hai. Io stesso ho visto persone della nostra cultura che non hanno mai usato computer, per molte persone è impossibile coordinare il movimento del mouse orizzontale col movimento del cursore verticale. Per noi che è normale, ma per persone che non l'hanno mai fatto della nostra nuova cultura, è una performance cognitiva impossibile. Allora, evidentemente, quindi la tecnologia diventa estensione, ma non a corto raggio, a lungo raggio, dentro della vita di una persona. Quindi evidentemente, se poi mi dai una calcolatrice, io di botto so fare dei calcoli fenomenali, però a parte l'aggiunta protesica di quel momento, io devo aver scolpito il mio sistema nervoso centrale per poter integrare quella strumentazione. Certo, ecco, dire che in definitiva è molto più importante, diciamo, quella fase critica nello sviluppo cerebrale, no? Che tipica... Sì, e poi le differenze individuali, però che sono bestiali, soprattutto a livello di funzioni parietali, integrazione protesica, in queste cose le differenze individuali sono realmente incredibili. Non sono semplicemente genetiche, ma voglio dire, è meglio avere qualche... No, ma anche quelle genetiche, cioè proprio la predisposizione individuale può essere davvero incredibile, quindi là ci sono, a parità di condizioni ambientali, ci sono risultati individuali che sono estremamente differenti. Sempre però un lavoro congiunto genetico. Certo, ovviamente. Prego Giuseppe. Manca. Poi dopo. No, Giuseppe. Giuseppe, ci sei? Sì, ci sono. Parti. Allora, provo ad essere il più sintetico possibile perché troppa carne a cuocere abbiamo messo. Sono costretto a partire dal punto più vicino a noi. Visto che il professor Brunner ha messo in campo la questione del mentale e della mente diffusa, allora riflettevo sul fatto che la nostra umanità, 200.000 anni di cultura più o meno, no? Ha sviluppato il proprio sistema culturale intorno alle protesi, e quindi la pietra per scheggiare altre pietre o per forgiare, che ne so, legno, metalli, non sono altro che protesi, e quindi automaticamente questo atteggiamento che l'uomo in questi 200.000 anni ha avuto ha costruito il sistema che noi oggi chiamiamo tecnologia. Se non avessimo avuto questo sistema, per esempio a partire dalla ruota, non avremmo avuto un Jules Verne che ha sviluppato il suo sistema di interazione tra mente e mente diffusa, tale da poter arrivare a immaginare, perché diciamo che fondamentalmente, stando anche alla cultura orientale, quella che viene dai Veda, no? La qualità fondamentale della mente è la sua azione proiettiva, quindi immaginativa, creare l'immagine di sé in una dimensione sempre diversa. Quindi Jules Verne a un certo punto immagina tecnologie, quindi protesi, a disposizione dell'uomo per andare o sotto i mari o nello spazio. E poi noi dopo 150 anni circa ci siamo riusciti. Quindi abbiamo sviluppato un mentale che andava in una certa direzione. Va da sé che quel nostro mentale, che, di cui noi oggi siamo eredi, e immaginiamo una tecnologia, per esempio quella del wireless, per esempio ancora del 5G e tutto quello che ci gira intorno,
per arrivare a questo noi siamo abbiamo accumulato esperienza che sicuramente viene da 200.000 anni per poter arrivare a migliorare questa nostra condizione che è sempre tecnologica. Quindi il nostro mentale lo abbiamo evoluto in una direzione che a me personalmente sembra unica e quasi totalizzante. Se andiamo a leggere i Veda, se andiamo a fare uno studio approfondito sui Veda, scopriamo, e non solo sui Veda però, scopriamo che quelle popolazioni, quella umanità, stava andando in una direzione forse un po' più olistica, perché non trascurava sicuramente l'aspetto delle tecnologie, quindi la ruota e tutto quello che poteva, diciamo, venire dopo la ruota. Pensiamo per esempio all'Egitto, come hanno fatto, ancora oggi c'è questo interrogativo, no? Come hanno fatto a spostare quelle diciamo cubature impensabili ancora oggi per una tecnologia fatta di protesi super sviluppate 4, 5, 6, 7, 8 mila anni fa senza avere le nostre tecnologie, ok? Però sappiamo sempre che le popolazioni vediche, quel tipo di umanità, stava andando in una direzione del mentale che è diversa da quella che poi noi abbiamo scelto, perché l'umanità ha scelto questa direzione, la direzione delle parole. O mi sbaglio? È stata una scelta progressiva, si è accumulata scelta dopo scelta. Ma io direi di no, perché non lo so, nel senso che la risposta non ce l'ho. Però gli uccelli non hanno deciso di volare. Esatto. Capito? Cioè, a un certo punto si è creato un adattamento che ha incominciato ad avere un peso effettivo nella selezione riproduttiva, e a un certo punto ha creato quell'adattamento per la ragione che sia. Nel momento che ha un peso nella selezione, allora l'evoluzione incomincia a spingere in quella direzione. E così come gli uccelli non hanno deciso di volare, e una volta che l'hanno deciso hanno cominciato a investire sempre di più, esatto, in questo adattamento, direi che probabilmente possiamo fare la stessa analogia con la nostra capacità protesica. Adesso sappiamo benissimo che tutte le specializzazioni, l'evoluzione ci insegna che la specializzazione è una gran cosa, perché ti permette di essere il migliore a sfruttare una nicchia ecologica, ma è una gran cosa fino a che quelle condizioni si mantengono. Poi a un certo punto le condizioni cambiano e la super specializzazione, che era stato un grandissimo vantaggio, ti si rivolge contro ed è quella che ti porta di botto all'istinzione. Esattamente. Speriamo che non sia questo il caso. Madre. Speriamo proprio di no. Sì. Però diciamo che noi che siamo, o lo siamo sempre stati o lo siamo diventati autocoscienti, diciamo che continuiamo, insistiamo quasi univocamente. E sì, questo, il fatto che una rivista scientifica ha difficoltà a referare un lavoro che non riconosce, non che non lo riconosce perché lo nega, ma perché non ce la fa ad arrivare a riconoscere, cioè non ha le capacità cognitive per riconoscere la qualità di quel tipo di approccio, questo dimostra che noi continuiamo imperterriti a lavorare su, diciamo, l'adattamento protesico dell'uomo e non sulla capacità di sviluppo mentale che va in un'altra direzione. Sì, diciamo che sappiamo già da tanto tempo che evidentemente quando generi un adattamento culturale, qual è il rischio? L'adattamento biologico è lento, l'adattamento culturale è rapido, è molto facile che si creino dissociazioni dove alla fine l'adattamento culturale è troppo rapido per l'adattamento biologico che c'è dietro e si creano problemi. Questa era l'ipotesi che io facevo 8-9 anni fa con i neandertaliani. Cioè, è possibile che si sia creato una situazione dove il neandertaliano ha uno strumento talmente complesso, esatto, che il suo corpo non è in grado di gestire bene e quindi deve usare i denti, giocandosela drammaticamente. Allora può essere che a un certo punto, come spesso succede, no? Come spesso succede, la cultura di botto ha un feedback positivo
che la fa evolvere con velocità acrobatiche, la plasticità fenotipica, genetica, ha i suoi tempi, e a un certo punto si crea una dissociazione. Quella dissociazione in alcuni casi regge bene, in altri casi regge male, nel senso che continua a reggere ma dà problemi, in altri casi la dissociazione è troppa e si creano conflitti seri. Possiamo dire che siamo in presenza, quando succedono queste cose, di speciazioni culturali. Non lo so, lascerei la parola specie, diciamo, all'ambiente biologico. A livello culturale, quello che possiamo dire è che quello che può succedere è semplicemente un disaccoppiamento tra l'adattamento biologico e quello culturale, e questo disaccoppiamento, insisto, ha diversi gradi: un grado dove ti dà problemi e problemi accettabili, e un grado dove i problemi già non sono più accettabili, e là succede qualcosa, o si cambia direzione o si rompe la macchina. Bene, io penso che avremmo finito, anche se io avrei voluto chiederti come la metti con l'intelligenza artificiale. Beh, questo evidentemente lo lasciamo per un'altra, per un altro incontro, perché evidentemente diciamo che tutto questo potrebbe fare da preliminare per quest'altro aspetto. Va bene, Giovanni, grazie davvero per questo incontro, e insisto, avete la mia email, se volete mandarmi domande o volete mandarmi commenti, o se volete materiale bibliografico, che sia di divulgazione scientifica o che sia pubblicazioni, mandatemi appunto un'email e ci mettiamo in contatto. Condividerò quelle cose che mi hai mandato, l'articolo su Micromega e i tuoi lavori specialistici. Va bene, perfetto. Grazie ancora. Ciao a tutti e grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie. Grazie.